come si fa questo famoso? Allora, noi abbiamo messo un po' di burro, io avevo messo precedentemente un po' di pesca, l'avevo tolta da qua, e adesso lo lasciamo un pochettino macerare. Noi adesso questo foie gras, che è di oca, è extra, qualità extra, tutti conoscono la qualità extra, vuol dire no, che... No, ecco, cosa significa e da dove viene? Questo foie gras arriva, ci viene portato da una buonissima azienda che in Italia lo importa, di Israele. E dunque extra vuol dire che non può mai superare i 900 grammi, ciò significa che le oche non hanno avuto un'alimentazione troppo pesante. Non stavano lì con l'induto, non sono state violentate. Non sono, abbastanza più dolce. Ecco. Il risultato qual è? Che noi abbiamo qualche cosa di veramente Questo è il fegato intero? Sì, questo è il fegato intero e questo qua è il suo, diciamo, amico. Ok, e quindi il risultato è? Il risultato è che noi abbiamo la possibilità di tagliarlo così grande, abbiamo la possibilità di vedere quando lo degustiamo una corposità intensa e lo mettiamo con la salsa, diventa veramente una magia. Quindi qua il capitelli si è ristretto. Si è ristretto. Come vediamo, si è formato un po' di caramello. Questo significa che la parte dolce si è buttata contro le pareti del tegame e adesso noi è lì che andiamo a cercare il nostro colore. Ah, quindi lo fai apposta, fa creare quella crosticina, sì. E poi la vai a sciogliere. Sì, questo è il principio che utilizziamo per molte salse. Si permette quindi di ottenere una salsa senza l'utilizzo di farine o cose di questo genere e, come vedete, tutto è diventato una crema. Meraviglioso. E non si è messo altro che il grande capitello. Non credo. Una delle piccole componenti. Questo lo cucino in una pentola del genere e poi vai su un altro tipo di pentola. Sì. Allora, noi abbiamo bisogno dell'alluminio, perché velocemente ci toglie la parte acquosa e ci fa la riduzione velocissima, un minuto. Sì, sì. No? Poi abbiamo bisogno del teflon oppure dell'antica padella in ferro, se volessimo, che ci garantisce una meravigliosa cottura. Ci ha accompagnato questo tipo di preparazione da molto tempo, perché l'eccellenza di questo vino ci ha sempre ammaliato e l'abbiamo accompagnato con uno dei re della cucina, che è il foie gras. L'altro può essere il tartufo, il caviale. Merita. It's up in my heart. Una poesia. Ragazzi, mi portate il sorbetto? Invece cos'è? Questo qui è ananas, in questa stagione è molto buono perché è leggermente acido e aiuta tutto quanto in un complesso di sapori che potrebbe essere veramente dall'antipasto al dolce. Qualcosa di eccezionale, è superlativo. Beh, adesso io, senza che voi me ne... io dovrei andarmene, perché...